Ci sono 6 grandi paure. Prima o poi chiunque ne risente in qualche misura. Può dirsi veramente fortunato chi non è condizionato da tutte 6. In ordine di frequenza sono la paura della povertà, la paura delle critiche, la paura delle malattie, la paura di perdere l'amore di qualcuno, la paura della vecchiaia e la paura della morte. Tutte le altre paure sono secondarie e costituiscono in realtà delle varianti di queste 6. La paura non è altro che uno stato psicologico. Il vostro stato psicologico è soggetto al controllo e alla direzione della mente. Non potete creare nulla che non venga concepito prima come impulso del pensiero. E la seguente affermazione è ancora più importante. Gli impulsi del pensiero, volontari o involontari, iniziano immediatamente a tradursi nel loro equivalente fisico. Anche gli impulsi del pensiero che vengono recepiti per puro caso, come i pensieri che provengono da altre menti, potrebbero determinare il vostro destino finanziario, economico, professionale o sociale, nella stessa misura dei pensieri che create deliberatamente. Questa circostanza spiega anche perché alcuni sembrano fortunati, mentre altri, non meno addestrati, esperti o intelligenti, sembrano destinati all'insuccesso. La spiegazione è che siete in grado di controllare del tutto la vostra mente e con questo controllo potreste aprirla agli impulsi del pensiero che vengono rilasciati da altri cervelli. O potete sigillare le porte e ammettere solo gli impulsi del pensiero che desiderate. La natura ha dotato gli esseri umani di un controllo assoluto su una cosa, che è il pensiero. E questo fatto, combinato con il fatto che tutto ciò che creiamo nasce sotto forma di pensiero, ci porta molto vicini al principio in base al quale si può sconfiggere la paura. Ed è vero, al di là di ogni ragionevole dubbio, che il pensiero tende a trasformarsi nel suo equivalente fisico. Ed è altrettanto vero che gli impulsi del pensiero improntati alla paura e alla povertà non si possono tradurre in termini di coraggio e di guadagno. Sono Barbara Suigo e questo podcast è tratto dal libro Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill.